Ciao a tutti ragazzi, per chi non mi conoscesse io sono Valentina, ti do il benvenuto all'interno del mio canale. Allora, all'interno di questo video voglio darvi 10 consigli per riuscire a risparmiare e viaggiare di più. Ok? Molti di voi sicuramente penseranno che sono delle banalità, però vi assicuro che ho cercato di raggruppare questi 10 consigli perché sono quelli che in realtà mi hanno permesso in passato e mi permettono tuttora di potermi concedere qualche viaggettino in più. Chi mi segue sa che viaggio anche per lavoro, ok? Ma a prescindere da quei viaggi, io comunque organizzo comunque dei viaggi che faccio con mio marito, con la mia famiglia, con i miei amici, eccetera. Quindi diciamo che a parte il lavoro, con il tempo ho accumulato un po' di esperienza, quindi insomma voglio farvi conoscere quelli che sono stati per me i metodi vincenti. Primo punto, pianificare. È fondamentale all'inizio avere un'idea precisa su quello che è l'obiettivo che si vuole raggiungere, quindi sapere quella che è la città, quella che è la capitale, lo stato che si vuole visitare, per quanti giorni, più o meno in che periodo, se riuscite comunque a identificarlo all'interno dell'arco dell'anno, e soprattutto quanti soldi vi serviranno per affrontare quel viaggio. E capite bene che un viaggio che verrebbe a costare 200 euro è un'altra cosa rispetto a un viaggio che verrebbe a costare 2000. Quindi anche questa potrebbe sembrare una banalità, ma vi assicuro che non lo è, perché avere ben preciso qual è l'obiettivo, qual è il target da raggiungere, vi aiuterà a mettere dei soldini da parte. Quindi incluso in questo primo punto del pianificare è anche avere un portafogli dedicato, piuttosto che un conto corrente, piuttosto che un salvadanaio, dove poter mettere i vostri soldi, i vostri risparmi da parte, per poi appunto racimolare i soldi che vi serviranno per quel viaggio. Punto numero 2, riduci i tuoi vizi. Allora ragazzi, le sigarette. Prima cosa, se fumate, cercate di ridurre l'uso delle sigarette, anzi meglio ancora se lo eliminate proprio, ma non sarò io qui a farvi la paternale dal punto di vista della salute, perché che voi acquistiate 1-2 pacchetti di sigarette al giorno, 1 alla settimana o 1 al mese, pensate quanti soldi sarebbero in un anno. Però voi sapete bene quanti pacchetti di sigarette acquistate in una settimana, ad esempio, moltiplicatelo nell'arco di 6 mesi, meglio ancora in un anno, e secondo me resterete sbalorditi dalla mega somma che uscirà fuori. Pensate se quei soldi li prendete e li mettete da parte, o comunque li riducete del 50%. Probabilmente significherebbe acquistare il volo di andata e ritorno per la vostra destinazione preferita. Sigarette a parte, se siete abituati a fare colazione ogni mattina al bar, l'aperitivo pre, post cena, pre, post lavoro, eccetera, 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 magari riducete un po'. Ecco, io non vi sto dicendo di non socializzare, perché la vita sociale è bellissima ed è giusto che rimanga così, anche perché io non sarei la persona giusta per dirvi di non socializzare. Ma magari se siete soliti fare 2, 3, 4 aperitivi alla settimana, ecco, magari dimezzateli, e i soldi che avreste speso ma che in realtà non avete speso, prendeteli e metteteli da parte, il famoso salvadanaio di cui vi dicevo prima. Punto numero 3, annotate le vostre spese. Anche questa potrà sembrare una banalità, ma avere uno schema preciso di quelle che sono le vostre uscite vi farà capire ancora di più quali sono le vostre spese che possono essere tagliate, e di conseguenza cercare di risparmiare. Ricordate ragazzi che anche se risparmiate 2 euro al giorno, moltiplicato per 30 giorni sono 60 euro al mese, che moltiplicato in un anno sono ben 720 euro. Cioè, non vorrei esagerare, ma vi fate un viaggio a New York, ragazzi, comprensivo di ogni spesa. Pensate un po', cosa sono per voi 2 euro al giorno? Un caffè, un pacco di patatine, un biglietto del pullman. Parlo alle donne, un elastico per i capelli, una collana di falsa bigiotteria. Pensate se riusciste a mettere questa piccolissima somma nel salvadanaio ogni giorno. Pensate un po', ho preso la calcolatrice perché non volevo dire cavolate, 720 euro in un anno. Ebbene sì. Punto numero 4, risparmiate attraverso i vostri acquisti. Sì, in effetti anch'io ascoltandomi dico, ma Vale, cos'è che stai dicendo? Sì ragazzi, risparmiare attraverso i vostri acquisti. Io da circa un anno sono entrata a far parte di questa fantastica famiglia che si chiama Cashback World. È uno dei progetti più famosi al mondo per quanto riguarda il cashback, quindi rientro di denaro, e vi dà una concreta possibilità di guadagnare attraverso i vostri acquisti, quindi sia acquisti offline nel vostro territorio piuttosto che acquisti online. E per qualsiasi
acquisto che voi effettuate online passando dal sito di Cashback World riuscite ad avere un ritorno di denaro. Quindi ad esempio, non so, vi posso parlare di Booking, che è una delle applicazioni che io utilizzo più spesso, come ben sapete. Nel caso preciso di Booking, ad esempio, su ogni acquisto mi torna indietro il 4% della spesa realizzata. E questo 4% non si trasforma in un credito per il tuo successivo acquisto, bensì si trasforma in vero e proprio denaro che vi verrà accreditato sulla vostra carta di credito. E questo vale per Booking come può valere per altri siti, come ad esempio eBay, MyProtein, Forever 21. Allora, io vi do un consiglio: giù nel box informazioni vi inserisco il link all'articolo che ho scritto sul blog, dove insomma è spiegato tutto molto molto di più nel dettaglio, e vi inserisco anche il link attraverso il quale potrete richiedere di essere registrati alla piattaforma. Cosa succede quindi praticamente? Cliccate su quel link, inserite i vostri dati, vi vengono richieste giusto 2-3 cose, vi procedete, quindi inviate la richiesta di registrazione, e nell'arco di 1-2 minuti vi arriverà per email il link diretto per la registrazione sul portale. Dopodiché potete entrare a far parte di questa grandissima famiglia dove appunto risparmiamo con qualsiasi acquisto che in realtà realizziamo ogni giorno. Io infatti mi sono accorta che il negozio vicino casa dove vado ad acquistare il pane in realtà è iscritto a questo circuito, quindi io ogni volta che acquisto qualcosa ho del denaro che mi torna indietro, e questo io lo considero un vero e proprio risparmio. Punto numero 5, che si ricollega alla socialità di prima, sto scherzando ovviamente, è quello di ridurre i pranzi e le cene fuori casa. Io capisco che è un modo per socializzare, è un modo per conoscere nuovi locali, è un modo per incontrare gente, è un modo per fare qualcosa di diverso magari dopo una giornata di lavoro, dopo una settimana di lavoro. Però ragazzi, quanti soldi ci porta via effettivamente uscire a cena con gli amici? Ora, a seconda della zona in cui voi abitiate, che sia più o meno mondana, i prezzi ormai si stanno uniformando un po' tutti, ecco, per una cena fuori, che sia una pizzata, ecco, rimaniamo nella pizzata, meno di quei 15 euro a persona, no, non vanno via. Se parliamo invece di un ristorante, meno dei 20-25 euro, no, non vanno via. Quindi magari se il vostro obiettivo è quello di mettere qualche soldino da parte, facciamo più festiccioli a casa, che dite? Tra l'altro sono anche più belle, sono più caserecce, e la pizza viene più buona. Vabbè, io sono di parte perché amo cucinare, amo fare la pizza in casa, è ok. Però se voi non siete capaci, magari invitate qualche amica che può darvi una mano a cucinare, o magari potete sfruttare l'occasione appunto di stare insieme a casa come momento per imparare nuove cose, non so, magari vedendovi dei video di cucina e di imitare le grandi food blogger che ci sono in rete, o magari riunirvi più coppie e fare una serata a tema dove sono i ragazzi a cucinare piuttosto che i vostri bambini. Lo so, a fine serata probabilmente non avrete mangiato nulla, però perlomeno avrete vissuto un momento di divertimento insieme ai vostri amici. Quindi sì, il consiglio che voglio darvi è: riducete le uscite fuori a cena e cercate di mangiare qualche volta in più a casa, invitando i vostri amici, invitando i vostri parenti, eccetera. Vedrete che vi divertirete, spenderete meno soldi e soprattutto avrete messo qualche soldino da parte, ragazzi. Se proprio avete voglia di uscire, prendete tutto, uscite, venite a fare una bella passeggiata. Punto numero 6, riducete le vostre serate in discoteca. Ecco, diciamo che è passato qualche anno da quando uscivo tutti i venerdì e tutti i sabati per andare a ballare, però ricordo che la spesa era veramente, veramente alta. D'altra parte però, se dovessi chiedermi, sì Vale, ma ci avresti rinunciato per avere quei 20 euro di più nel portafoglio? Beh, no, la mia risposta è no, perché è giusto che si vada a ballare, è giusto che si esca con gli amici quando si ha voglia di farlo. Però magari non mi sono mai posta questo problema perché all'epoca non avevo ancora scoperto il piacere del viaggio. Ecco, all'epoca io mettevo sì soldi da parte, ma per fare altro. Io ricordo che c'è stato un periodo in cui mettevo soldi da parte perché dovevo iscrivermi all'ordine dei giornalisti. Sì, voi mi prenderete per pazza, però è stato esattamente così. Sì, mettevo da parte anche i soldini che guadagnavo con piccoli lavoretti, perché il mio obiettivo era quello di iscrivermi all'ordine. Voi potreste fare la stessa cosa se il vostro obiettivo è quello di viaggiare. Punto numero 7, riducete gli acquisti. Parlo specialmente alle femminucce che sono in ascolto, ma anche i maschietti, eh? Perché non cerchiamo di evitare di acquistare vestiti, scarpe, borse, trucchi che sono totalmente inutili o comunque superflui? So bene che c'è sempre la moda del dire ma in armadio io non ho niente, ok, succede da una vita e immagino che succederà per il resto della mia vita, ma la realtà qual è? È che abbiamo l'armadio pieno.
acquistiamo roba perché pensiamo di non averne e tutte le cose vecchie restano lì nell'angolino perché non vengono più usate, perché giustamente non sono più di moda, piuttosto che magari siamo dimagrite o siamo ingrassate e quegli indumenti sono sempre lì nell'angolino. Quindi io vi chiedo, oltre a ridurre l'acquisto di cose inutili, perché non li vendete? Per voi potrebbero essere degli indumenti che semplicemente non usate, per altre persone invece potrebbero essere essenziali. Ci sono tantissimi mercatini, soprattutto su Facebook. Se mettete la vostra città di residenza all'interno della ricerca di Facebook e scrivete accanto mercatino, vedrete, vi si aprirà davvero un mondo. E vendendo i vostri indumenti, che magari non veramente non utilizzate più da una vita e non avete intenzione di riutilizzare, potreste ricavare dei soldini e metterli da parte nel famigerato salvadanaio. Punto numero 8. Riducete i costi. Se voi siete ad esempio degli studenti, ok? Siete fuori sede, cercate di vivere in degli appartamenti condivisi. Magari quello che cercate di risparmiare o di far risparmiare i vostri genitori, potreste chiedere loro di darvelo ugualmente e lo mettete da parte. Se invece vivete da soli con vostro marito, con vostra moglie, con i vostri bambini, eccetera, ci sono tanti piccoli accorgimenti per cercare di avere delle bollette un po' meno opprimenti. Ad esempio, la lavatrice piuttosto che il forno li utilizzo solo in una determinata fascia oraria per cercare di spendere meno, perché appunto il mio gestore mi permette di avere questo tipo di offerta. Quindi se io devo accendere il forno, devo fare una torta per lavare le robe, lo faccio nella fascia oraria 19-8 del mattino, oppure nel fine settimana, il sabato e la domenica, per tutto il giorno. Vi sembrerà una cavolata, ma conosco gente che ha il mio stesso gestore, però non rispetta questi orari che vi ho detto e vi assicuro che le bollette sono davvero davvero esorbitanti. La stessa cosa vale con l'energia elettrica, con la luce, con l'acqua, eccetera, eccetera, eccetera. Cercate un po' di essere più parsimoniosi in modo da mettere qualche soldino da parte. Punto numero 9, chiedete i soldi. No, non vi sto chiedendo di fare l'elemosina, ma voglio consigliarvi una cosa. Per il vostro compleanno, per Natale, per la vostra comunione, per la vostra cresima, per la vostra laurea, per i vostri 30 anni, 40 anni, eccetera, piuttosto che farvi regalare degli oggetti inutili, chiediamo la famosissima busta. Io capisco che c'è anche un po' di vergogna nel chiedere la busticella, magari non lo fate con gli amici, non lo fate con i vostri colleghi di lavoro, però magari con i vostri genitori, con i vostri nonni, i vostri zii. Per voi sono linfa vitale, per voi e per il vostro viaggio, ok? Quindi chiedete i soldi. Può sembrare sfacciato, ma giocherà a vostro favore. Punto numero 10, trovate un lavoro. Ecco, la maggior parte di voi in questo momento mi staranno mandando a quel paese, perché giustamente ci volevo io a dirvi che per mettere dei soldi da parte bisogna trovare un lavoro. Sì, il consiglio che veramente voglio darvi è: cercate di focalizzare quella che veramente è la vostra passione e cercate di non fermarvi davanti al primo ostacolo, ragazzi, perché non dobbiamo essere arrendevoli, non dobbiamo piegarci a quelle che sono le leggi dello Stato, a quello che tutti fanno. È semplicemente perché in TV ogni giorno ci sono i soliti titoli di giornali dove dicono che la disoccupazione sta aumentando. Non facciamoci abbindolare con le cose che sentiamo dire da tutti. Cerchiamo di trovare la nostra strada, di andare avanti, di superare i limiti della società e superare i nostri limiti. Ok? Perché se sappiamo di valere in un determinato campo, nessuno ci può permettere di dirci che stiamo sbagliando a seguire il nostro sogno. Ok? Ci possono dare dei consigli, ci possono dire prendi quella strada perché si arriva prima, non prendere quella strada perché è brutta e malandata. Ok, i consigli sono tutti ben accetti, ma non perdete mai di vista quello che è il vostro obiettivo. Bene, mi rendo conto che da essere un discorso leggero e spassionato siamo arrivati a un punto abbastanza pesante, però spero di non avervi annoiato. Vi ringrazio di essere arrivati fino alla fine di questo video. Se vi è piaciuto mettete un like, vi auguro una buona giornata e ci vediamo su Facebook, mi raccomando.